in testa, sembra già lunedì. Quante nuvole in faccia, il cielo in HD. Sono sempre in attesa di quello che io non so. So che il mio giorno migliore è quello che vivrò. È la radio che passa una vita ogni 80, 20 anni più di me. Il vento spettina soltanto i pensieri, ma te ne freghi e balli in punta di piedi finché non vedi. Un aeroplano nella sera, la nazionale sembra una frontiera che mi avvicina più a te. E poi domani, poi domani, poi domani io ti porto via con me su una cometa che sia vera. Ma te la immagini quell'atmosfera, sembra la scena di un film. Non dire sempre che per sempre non è niente, domani per sempre. Quanto caos nella testa, è perfetto così. Dentro una tempesta suonano i Police. E la radio che passa una hit ogni 80, 20 anni più di me. Il vento aspetta solamente che cadi, ma te ne freghi e balli in punta di piedi finché non vedi. Un aeroplano nella sera, la nazionale sembra una frontiera che mi avvicina più a te. E poi domani, poi domani, poi domani per sempre. Le 12.07, a domani per sempre. Sofia Tornambene, dopo avervi veramente invaso sia sul nostro profilo di Instagram, Facebook. Sia Facebook, questa mattina vi abbiamo tempestato con questa notizia, ma possiamo dirlo in modo ufficiale perché è con noi al telefono. Ciao Sofia e benvenuta a Radio BlaBla Network. Ciao, grazie mille. Ciao, grazie. Ovviamente, grazie a te, ricordiamolo solo per dare un contesto ai nostri ascoltatori, tu che sei la vincitrice di X Factor 13, X Factor ovviamente 13, lo abbiamo già detto prima, è solo l'edizione, ma è del 2019, tu in quel 12 di dicembre dello stesso anno al Mediolanum Forum hai alzato questo trofeo e sei stata invasa da questi coriandoli cantando proprio la tua canzone A Domani per Sempre. Ma io, se non ricordo male, tu sei arrivata proprio alle audition con questa canzone, eri arrivata con questa felpa rosa un po' tutta timida, ma appena hai iniziato a cantare i giudici si sono guardati e hanno detto: ma stiamo sognando, è tutto vero? Sì, infatti guarda, io a questo pezzo devo veramente molto. È un pezzo appunto a cui sono particolarmente legata e è cresciuto insieme a me durante tutto il percorso di X Factor, perché poi dopo ci siamo presentati, appunto io ero appunto come hai detto tu con la felpa, il pezzo era semplicemente piano e voce, fino ad arrivare al forum invece io che ero molto maturata dato tutto il percorso e anche il pezzo che ha avuto una nuova produzione, un nuovo arrangiamento fatto da Sciallo, quindi siamo cresciuti insieme
E diciamo questo pezzo mi ha aperto una strada, mi ha aperto un mondo e spero appunto che sarà una lunga carriera piena di nuove canzoni insieme a appunto tutti i miei fan che mi seguono. Senti, a proposito dei fan che ti seguono, ci arriva un saluto da Carlotta da Milano, ci scrive semplicemente grazie mille Sofia e un abbraccio e un saluto. Poi ci scrive invece Thomas, sempre da Milano, grazie per la musica e le parole dolci che ci regali sia in A Domani per Sempre ma anche nel tuo nuovo singolo, perché oggi ascolteremo anche Ruota Panoramica dopo aver ascoltato A Domani per Sempre. Ma proprio ritornando e rimanendo su A Domani per Sempre, ci scrive Riccardo da Servigliano, che è nelle Marche. Ti mando un saluto, ma ci scrive e soprattutto ti chiede come è nata questa canzone, quindi come è nata Domani per Sempre. Allora, questo brano l'ho scritto a 14 anni, è stato diciamo il primo brano che ho scritto completamente da sola, perché senza l'aiuto di mio padre, ecco. Perché inizialmente no, io ho mio papà che suona il piano e mi scriveva sempre le canzoni, io poi a un certo punto mi sono un po' ribellata perché i gusti diciamo hanno cominciato ad essere un po' diversi e quindi ho diciamo provato a scrivere un brano da sola, un po' per dimostrare che anche io ero capace senza il suo aiuto, ed è nato questo pezzo veramente a cui sono super legata. Ricordiamolo solo ai nostri ascoltatori che tuo papà è legato, è un musicista di musica jazz, quindi sicuramente un sound, un'influenza molto, molto particolare e molto delicata, ma tu sei appassionata oltre alla musica anche di arti marziali, infatti so che il tuo nome d'arte è Kimono, ecco anche questa passione come nasce? Sì, questa passione, guarda, lo devo ancora a mio padre, perché lui pure quando era piccolino ha praticato tutti gli sport di arti marziali, Muay Thai, Judo, Karate, e diciamo mi ha spronata a provare. Io inizialmente quando ero più piccolina un po' non ero proprio convinta, perché vedevo che erano tutti maschi, ero appunto timida, quindi avevo un po' paura e mi sono dedicata al nuoto. Poi dopo a un certo punto però mi ero un po' annoiata e quindi ho provato, e da lì è proprio nato un amore pazzesco per le arti marziali, che appunto io ringrazio anche il mio maestro, perché mi ha insegnato dei principi in cui credere e seguire durante non solo la mia vita ma anche appunto nel mio percorso musicale, che sono il sacrificio, l'umiltà, il rispetto per l'altro, la dedizione, e appunto se ci credi fino in fondo arrivi dove vuoi. Sofia, io sono Michael, ti saluto e volevo farti una domanda. Dato che stanno arrivando tantissimi messaggi qui in radio, ci scrive Luigi dicendo: i tuoi professori, dato che tu hai un'età molto giovane, sei una classe 2003, giusto? 2002, scusa, quindi sei giovanissima. Quanti anni dovrai compiere, quindi 18? Ne compierò 18 a settembre. Perfetto. I tuoi professori ti hanno sostenuta durante l'esperienza X Factor, scrive Luigi? Sì, no, fortunatamente mi ritengo fortunata che ho avuto una scuola che mi ha appoggiato molto, non solo i professori ma anche i compagni che sono venuti anche ai live, e che anche bello. Quando sono ritornata mi hanno fatto una festa sorpresa, ma guarda, per questo mi ritengo molto fortunata. Sì. Beh, ma allora, noi non ci conosciamo personalmente, però ti dico, l'impatto che io ho seguito la trasmissione, ho seguito la manifestazione, non so come vuoi definirla tu, comunque io sono un amante della musica e ho seguito, cioè seguo sempre X Factor, e ho seguito proprio il tuo percorso, come quello degli altri tuoi compagni di viaggio. È stato un percorso che ti ha fatto crescere, che ti ha anche dato forza in alcuni momenti in cui tu magari si è fatta prendere un po' non dal panico, ma in cui hai cercato magari di liberarti, e poi grazie alla musica e grazie ai live sei sempre riuscita a difenderti con un vero e proprio scudo. Sì, certo, è stata appunto un'esperienza molto particolare, perché comunque è stata la prima volta che stavo anche un po' lontana dalla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuta nell'ambito musicale. E quindi ci sono stati normalmente appunto dei momenti in cui magari ti senti un po' giù,
però ringrazio veramente la musica perché è la mia salvezza e anche tutte le persone che durante il mio percorso X Factor mi sono stati sempre accanto, anche Sfera, quindi veramente mi hanno insegnato tantissimo e sono uscita ancora più forte di prima. Senti, cara Sofia, facciamo così, noi ci fermiamo un istante, perché dopo appunto aver ascoltato A Domani per Sempre, che tra l'altro ha già superato i 7 milioni di stream, torni con un nuovo brano prodotto da Michele Canova, ovvero questo viaggio sulla ruota panoramica, e quindi questa è Sofia Tornamene con Ruota Panoramica, ma rimani con noi Sofia perché subito dopo parleremo proprio del tuo nuovo singolo. Siamo le cose che ci dimentichiamo, virgole che mettiamo quando non parliamo. Sento il vento in gola quando prendo fiato, voglio solo urlare una canzone a caso. Come te non so più cosa rispondere, siamo diventati un soprammobile. Mettiamo punti ovunque per andare a capo, poi torniamo indietro solo per contare quante stelle al cielo. Prova a dirmelo, è tutto nero, quando è tutto nero. Non so cosa vedo, sono solo in una giungla, con il tempo che non passa, quindi inventate una scusa, oppure una domenica, che sia solamente nostra, portami sopra, nella ruota panoramica, da cui si vede anche l'America, mi ricordo. Facevi tu quando aspettavamo un tramonto, una festa, un treno in ritardo, quando nessuno di noi rompeva il ghiaccio e tu urlavi una canzone a caso che non conoscevo, ma ti conoscevo e mi sorridevo. Sembrava tutto vero quando sorridevo. Sono solo in una giungla con il tempo che non passa. Questa ruota da cui si vede anche l'America, un viaggio veramente introspettivo ma molto interessante. Senti, cara Sofia, io avevo una domanda da farti. So che è uscito ieri su Sky, è nato in onda appunto un'anteprima del video che hai realizzato. Senti, un video molto bello, dolce e anche semplice, proprio da ragazza, con dei colori molto giovanili e molto anche femminili, e proprio questa tua semplicità che ti accompagna. Sì, diciamo che il tema principale del testo è proprio la spensieratezza, che è un tema che secondo me in questo periodo ci serve molto. Se ci fai caso anche il ritornello dice siamo solo in una giungla con il tempo che non passa. Io proprio mi immagino noi adesso che siamo chiusi nelle nostre case, nelle nostre stanze, abbiamo bisogno di questa spensieratezza, un'immaginazione che ci fa uscire fuori anche soltanto con il pensiero, e questa ruota panoramica è quella metafora che diciamo per diciamo definire un qualcosa che ci fa uscire fuori, è quel mezzo che ci fa andare dove ovunque noi vogliamo, ecco. Esatto. Infatti sul videoclip si parte dalla mia stanza per poi fare appunto un viaggio nella fantasia, ecco.
Senti, ci arrivano un paio di domande, passo la parola al mio collaboratore Michael che le leggerà. Sì, è arrivato un messaggio da Martina che dice: qual è il ricordo più bello di X Factor che porti con te? Il ricordo più bello, allora, sarà sempre, diciamo, il quinto live, quando ho portato per la prima volta Domani per Sempre con la nuova produzione finita, e appunto quando ho visto tutta la gente cantarlo insieme a me, quello è stato il momento più bello, proprio il momento in cui ho provato più soddisfazione. Ruota Panoramica, tu hai detto che nasce come se fosse un viaggio che ti porta lontano con la fantasia, ma come nasce il testo di questo brano? Allora, praticamente questo brano è nato a Milano, diciamo circa un mese dopo la fine di X Factor, nello studio di Canova. Ero super emozionata di poter collaborare con lui, che per chi non lo conoscesse è uno dei produttori più importanti della scena italiana e anche internazionale. E praticamente questo brano è proprio nato dal primo giorno di sessione. Lui mi ha mandato una base su cui poi improvvisare. Io solitamente creo prima la melodia e poi dopo magari ti nasce qualche spunto di testo nel mentre e poi lo definisci, diciamo. Però per me è molto istintiva la cosa, non mi do magari prima un tema, ma a seconda delle parole che escono poi cerco di creare poi un discorso, ecco. Senti, so che appunto noi abbiamo avuto il piacere di avere in anteprima il comunicato stampa che presenta appunto questa uscita del tuo nuovo brano Ruota Panoramica, che è uscito esattamente venerdì 24 aprile sia in radio che su tutte le piattaforme digitali. E soprattutto le tue parole sono molto, molto forti, perché tu dici: sono davvero contento di Ruota Panoramica e dei pezzi che ne sono usciti, e non vedo l'ora di condividerli con voi. Questo è veramente un brano che è che accompagna, che fa è un viaggio che continua appunto da Domani per Sempre a questa Ruota Panoramica, un po' questa spensieratezza, come dicevamo prima, è un filo logico che rimane ben collegato. Sì, infatti i due brani, anche se magari diversi dal punto di vista della produzione, non perché Domani per Sempre è una ballad, invece questa Panoramica è più movimentata, però sono sempre entrambi sognanti, che è un po' la mia caratteristica, no? Io faccio più che altro un dream pop, molto legato all'immaginazione, e appunto spero che presto posso farle ascoltare qualcos'altro, non vedo l'ora. Sofia, ci arriva un altro messaggio da Franco che scrive: progetti per il futuro, punto interrogativo, lavoro, studio, vuole sapere che cosa farai. Ok, in questo periodo in particolare sto scrivendo veramente tanto, quindi il mio più grande obiettivo sarebbe quello appunto di costituire un album con tutti i miei pezzi, e spero che prima possibile posso tornare a cantarli in mezzo a tutti i miei fan e la gente che mi segue, anche se sarà appunto un percorso molto lungo data la situazione, però non vedo l'ora. Sofia, un'altra domanda, questa invece da studio da parte mia, perché secondo me è una domanda che potrebbe interessarti, potrebbe piacerti, visto che sei legata molto all'immaginazione, alla fantasia e soprattutto, ripeto, non voglio essere logorroico, ma alla spensieratezza, che colore associ alla tua musica? Alla mia musica, a me piace molto il celeste, il blu, celeste però, azzurro. E invece ci arriva un'altra domanda, Michael, sì, quindi ti prego di leggerla. Ci è arrivata un'altra domanda dove non si firmano ma chiedono: con quale artista vorresti collaborare per un futuro brano? In un future, Allora, italiano, sinceramente mi piacerebbe moltissimo poter scrivere un brano con Elisa. Con Elisa o con Ultimo. O con Elisa o con Ultimo, quindi anche questo nostro ascoltatore che non si è firmato è stato accontentato. Possiamo dire che ci piacciono anche a noi tutti e due, sia la grande Elisa che Ultimo. Sono tra l'altro due artisti che usano molto il pianoforte, quindi Sofia, probabilmente hai fatto questi due nomi anche per questo motivo. Poi conferma oppure smentisci il mio ragionamento, però appunto tu sei molto legata anche al pianoforte. Intanto ci arriva un altro messaggio, però questo è solo un saluto, grazie mille, perché ci scrive Teresa da Mantova e ci dice: grazie Sofia, perché grazie a questa Ruota Panoramica io mi sto immaginando l'America.
di essere... Grazie, questa è veramente la cosa più bella, grazie. Infatti il mio obiettivo è appunto far sentire meglio le persone in questo difficile, perché a me questo brano mi ha fatto stare meglio e è un modo appunto per farmi sentire più vicina a tutte le persone che adesso magari si sentono sole, come magari in qualche momento mi sono sentita anch'io. Sofia, è stato davvero un piacere poter chiacchierare con te, noi ti ringraziamo. Grazie mille. Ovviamente ti aspettiamo in futuro ti aspettiamo qui per ascoltare delle nuove poesie, perché tu non scrivi canzoni ma scrivi delle vere e proprie poesie. Grazie mille Sofia per essere stata qui con noi e ovviamente continua a scrivere, perché secondo noi farai tanta strada. Grazie mille. Ma stai già facendo, sicuramente. Grazie. E noi ci fermiamo nuovamente con la musica alle 12.25.